si faranno tantissime iniziative per ricordare Pino. I suggerimenti, le proposte, le richieste, i desideri in queste ore sono tantissimi, anche di suoi amici, sue amiche artisti che mi scrivono messaggi. Lo faremo insieme, io spero lo faremo con la famiglia, con l'amministrazione, con la città, con i suoi amici. Insieme faremo tante cose, perché Pino non merita solo un grandissimo concerto, una piazza, una strada, che sono cose che faremo. Secondo me merita di più, e questo di più lo sceglieremo insieme, che è il metodo migliore per ricordare Pino. Oggi è ancora il dolore, perché anche personalmente devo dire è veramente dura la perdita di una persona come Pino Daniele, perché ha rappresentato la storia di tanti di noi, sicuramente della mia generazione. Ancora stanotte ascoltavo le sue canzoni, quindi adesso è ancora il momento del dolore e della commozione. Poi, quando avremo qualche momento di lucidità in più, insieme decideremo tutto. Per adesso ci sono i funerali domani a Roma. Poi abbiamo molto apprezzato anche qui un lavoro insieme con la famiglia in queste ore per portare le ceneri di Pino Daniele al Maschio Angioino, in modo che tantissimi napoletani renderanno omaggio a questo grandissimo artista e musicista napoletano. Quando arriveranno le ceneri? Questo bisogna vederlo, perché sono anche dei tempi legati alla fase di cremazione, credo non meno di 48 ore, quindi ci auguriamo che per venerdì sera, venerdì notte, insomma, per cominciare da sabato mattina poi la raccolta delle persone vicino al ceneri di Pino, però è presto per dirlo. Puntiamo, speriamo, venerdì notte. Sì, no, lei ha ricordato i Soppazzo, no, di Pino Daniele, ma qual è stata la canzone che più ha rappresentato Pino Daniele per lei, anche magari per può rappresentare per i napoletani, al di là di Napoletti? Ma per me lo leggo alla generazione attraverso la quale ho conosciuto Pino. Quindi appunto l'album Pino Daniele, appunto Nero a metà, quel periodo là tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, il Pino che a me piaceva di più. La terra mia, Napolè, tutte le canzoni sono pazze, l'abbiamo detto, poi Essendo My Way e tutte le altre. Però è veramente difficile fare una gerarchia delle canzoni di Pino Daniele, perché è un po' come l'evoluzione di una vita. Lui comincia con quella profondità di Natazzulelle Caffè, Terra Mia, Napolè, per poi cominciare un'evoluzione musicale attraverso il blues, il jazz, il rock, la contaminazione internazionale, gli incontri che fa con grandi artisti, dove porta Napoli nel mondo. Si contamina, si mescola, mantiene l'identità, ritorna a Napoli e poi riprendono nuovamente le vecchie canzoni, come ha fatto anche il 16 e il 17 dicembre a Napoli. E poi il Pino che a me piace di più è il Pino che suonava con i suoi vecchi compagni degli anni 70. Cioè, questo però è una mia, ovviamente, una mia opinione personale, perché quello lo leggo a un fatto mio personale, cioè la mia crescita generazionale. E credo che insomma la musica di Pino Daniele è veramente eterna, e lo si vede in questi giorni, dove la notizia della fine di Pino Daniele ieri è stata per 24 ore come prima notizia non solo in Italia ma anche tra le principali notizie in altre parti del mondo. Il messaggio più grande di Pino Daniele è che Napoli si ama. Si ama nelle cose belle, nelle cose brutte, e anzi si ama soprattutto nelle cose brutte e sofferenti, perché le dobbiamo cambiare. Il messaggio più importante di Pino Daniele è questo, ed è il messaggio poi vero e essenziale delle persone che amano Napoli.